E di oggi l'ultima scossa che abbiamo subito nel nostro territorio stamattina, che ci ha scosso tutti in questo senso, e noi come Ordine Architetti, insieme all'Ordine degli Ingegneri, insieme al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, stiamo attuando una campagna di sensibilizzazione e di coinvolgimento di tutta la popolazione affinché prevalga come cultura la prevenzione. Quindi siamo impegnati in questo percorso, speriamo di essere utili per la nostra capacità, le nostre competenze, in modo da elevare il livello prevenzionistico nella nostra regione, ma anche in tutta l'Italia. Su cosa si baserà questa giornata? Quali saranno e come si svilupperà? Intanto siamo presenti, e ringrazio per questo le amministrazioni comunali di Reggio Calabria, di Bovalino e di Gioia Tauro. Saremo presenti appunto in città, saremo presenti a Bovalino e nel centro commerciale di Rizzigo, di Gioia Tauro. Noi dialogheremo con i cittadini perché un dialogo può essere sempre propositivo e costruttivo, in modo da trasferire a loro la necessità di fare prevenzione e di valutare le proprie abitazioni in termini di sicurezza e di affidabilità nel tempo. Questa è la nostra, diciamo, intenzione. Certamente faremo un discorso non tecnico perché per spiegare, diciamo, a tutti quanti la necessità tecnica di andare a ristrutturare le case, a utilizzare anche per esempio dei sistemi di finanziamento che oggi lo Stato, diciamo, pone come sussidio per fare, diciamo, l'ecobonus, il sismabonus, sono degli elementi molto importanti. Spiegheremo anche questo. Quindi diffondere la cultura della prevenzione per salvaguardare il nostro territorio che è molto delicato. Non solo il territorio, diciamo anche le proprie abitazioni, perché poi diciamo, il sisma, soprattutto, oppure gli eventi catastrofici che il clima oggi che è cambiato ci hanno, diciamo, purtroppo interessati e ci pongono davanti a un punto di domanda. La prevenzione è un investimento, non è più un costo, e quindi dobbiamo, che salva vite, salva praticamente le popolazioni, e dobbiamo investire in questo senso. Quindi invitiamo i reggini a partecipare a questo importante incontro. Assolutamente sì, saremo presenti, come le dicevo. E speriamo che sia partecipato al massimo questo evento.